vede la correlazione mista, quindi tra una variabile qualitativa e una quantitativa. Bisogna calcolare l'eta quadro per calcolarlo, per vederlo. E quindi andiamo a calcolarlo. Allora, ho preso un esempio già sul libro, e questo qua vuole vedere la correlazione tra la variabile tra la variabile sesso e età, quindi una qualitativa e una quantitativa, e abbiamo fatto questa tabella tra maschio e femmina e abbiamo fatto i totali di colonna e di riga e il totale finale. Allora, la prima cosa è verificare se c'è dipendenza dalla variabile età dal genere, quindi da y ad x. Y sarebbero l'età e x il genere. E quindi di solito si mette sempre dalla y alla x, e y è sempre quella dipendente e x quella indipendente, perché ora poniamo x come indipendente e y come dipendente, cioè al variare di y come varia x. E quindi noi la prima cosa è, per verificare se c'è dipendenza, bisogna calcolare la media delle y, e la media totale delle y si fa 18 per 5 più 19 per 8 più 20 per 4 più 21 per 3, tutto fratto 20. Infatti 18 per 5 più 19 per 8 20 per 4 e fa 19,25. Poi dobbiamo vedere la media di y quando x corrisponde a maschio, quando x uguale a m. Quindi la media di y quando x uguale a m. Cioè questi casi. E infatti si fa 18 per 4, 19 per 5, 20 per 2, 21 per 1 fratto 12, perché il totale di questa riga è 12. Infatti 18 per 4, 19 per 5, 20 per 2, 21 per 1 fratto 12 e fa 19. La media delle y quando la x corrisponde a femmine è questa riga qui, quindi si fa 18 per 1, 19 per 3, più 20 per 2, più 21 per 2, tutto fratto il totale della riga, che è 8. Infatti 18 per 1, 19 per 3, più 20 per 2, più 21 per 2, fratto 8, ed esce questo risultato. Noi abbiamo verificato quindi che questo è diverso da questo, che è diverso da questo, quindi questo è diverso da questo, che è diverso da questo, sono tutti e tre diversi praticamente. E quindi non c'è dipendenza, non c'è dipendenza. In media. E quindi bisogna andare a calcolare l'eta. Che ora l'eta quadro, che ora andiamo a calcolare. Allora, visto che non c'è dipendenza, bisogna calcolare la devianza between. Allora, senza scrivere le formule perché sennò ti impappini, te lo spiego a voce. Devianza between, allora, cioè qua provo a scrivere la formula a modo mio perché è più comprensibile, perché se vedi sul libro è un po' difficile da capire. La media di m di maschio meno la media totale al quadrato per il tot di maschi, più la media delle femmine meno la media totale sarebbe y, no? Media di y al quadrato per tot di femmine. Infatti ci esce la media dei maschi è 19, quindi 19 meno la media totale, che è la media di y, che è 19,25 al quadrato per il totale dei maschi. Maschi, il totale è 12, infatti 12, più la media delle femmine meno la media totale, che è questa, al quadrato per il totale delle femmine, che femmine 8 il totale di femmine, e quindi è 1,84. Poi bisogna calcolare la devianza totale di y. In realtà cioè, si potrebbe calcolare la devianza between, poi la within e
si sommano e fa la devianza totale. Però visto che la devianza totale si calcola più facilmente di quella within, facciamo direttamente la within e sarebbe il valore di y, quindi y, questo è 18, meno la media di y, che è 19,25, quindi 18 meno 19,25 al quadrato per il totale di quel valore di y, quindi di 18 ce ne sono 5, quindi per 5. La stessa cosa qua, 19 meno 19,25 al quadrato per il totale di 19enni, 8. Stessa cosa qua, e ripetuto per tutti e quattro i casi. 18, 19, 20, 21 anni, 18, 19, 20, 21 anni, tutti sommati esce 19,75, che tra l'altro la devianza within sarebbe la devianza totale meno la devianza between, quindi sarebbe 19,75 meno 1,84, che fa 18 circa. Però a noi non ci serve saperlo ora, cioè a noi ci serve la between e la totale. L'ultimo passaggio del calcolo è appunto calcolarsi eta quadro, che sarebbe devianza between fratto devianza totale di y, e quindi questo calcoliamo la devianza della variabile eta dal genere, della variabile eta dal genere. E sarebbe devianza between fratto totale, la between 1,84 fratto la totale, che è 19,75, esce 0,09. Per ultimo il commento. Questo commento è un po' più difficile degli altri, diciamo, perché allora, innanzitutto l'eta quadro uguale a 0 significa indipendenza in media. Eta quadro uguale a 1, dipendenza perfetta. Quindi i valori intermedi, se è più vicino a 0, dirai che c'è quasi indipendenza in media, invece più vicino all'1 dici c'è quasi dipendenza perfetta. Però devi spiegare che praticamente quando c'è dipendenza perfetta, significa che ogni valore di x equivale a un valore di y. Ogni x corrisponde un valore di y. Infatti, se c'è dipendenza perfetta, noi qua ogni valore di x corrisponde a un valore di y. Quindi, cioè, se uno ti dice, se tipo qua fosse 0, 5, 0, 0, no? Significa che di maschi ci sono solo 19enni. Quindi, c'è dipendenza in media, significa che è dipendenza. L'essere maschio fa dipendere l'età, e infatti chi è maschio per forza 19enne, perché se abbiamo, questo ovviamente non è un caso, infatti non esce dipendenza perfetta, che sarebbe 1, anzi esce vicino allo 0, vedi? Se fosse stato 1 significa che ci sarebbe stato un solo 19enne magari, e infatti c'è dipendenza, cioè che se uno è maschio sicuramente è 19enne, magari femmina sarebbe stata 20enne, perché questo sarebbe stato 0010 e questo 0100. Quindi significa che c'è solamente un 19enne maschio e una sola 20enne femmina, cioè c'è dipendenza perfetta. Infatti, se ti danno una x corrisponde a un valore di y. Quindi se ti dicono maschio corrisponde a 19enne, se ti dicono femmina corrisponde a 20enne. E infatti qua ho scritto ogni valore di x corrisponde a un solo valore di y, cioè solamente uno, ce n'è, o è 19enne o è 20enne. Indipendenza in media, come in questo caso, significa che non puoi dire, cioè se uno ti dice maschio, tu non puoi dire quanti anni ha, perché cioè, dirai più o meno, probabilmente sarà 19enne, perché più o meno così. La maggior parte sono 19enni, però non puoi dire quanto è. Stessa cosa se ti dico che è femmina, non puoi dire quanti anni ha, perché varia tanto, quindi c'è indipendenza.